pensare a quello che è la nostra protezione, il nostro futuro, e quando pensiamo alla protezione, normalmente prima di pensare a noi stessi, noi pensiamo alle persone a cui vogliamo bene. Aggiungerei che dall'idea di Marcello, quindi di tutta questa gamma, che è stata una sensibilizzazione in un momento drammatico come quello del Covid, del 2020, quindi prendere spunto da quella che poteva essere una criticità per andare a sviluppare un nuovo prodotto che potesse anche essere, che valorizzare quello che era il business, quello che è attualmente il business dei distillati. Ecco, nello stesso modo noi dovremmo avere la percezione di quello che è l'importanza della protezione delle nostre famiglie e di noi stessi, del nostro futuro. Attraverso che cosa? Sempre attraverso la pianificazione. Io non mi stancherò mai di dire che è fondamentale che ognuno di noi pensi proprio a quello che è la prima parte della nostra piramide dei bisogni, quella che proprio tecnicamente ognuno di noi dovrebbe valutare e riflettere un po', che è la parte, diciamo, di quella parte che ci dà la serenità, che ci dà il benessere mentale. Ecco perché l'accostamento anche alla bellezza, al benessere delle nostre mani, cioè la serenità di aver pianificato, di aver pensato agli aspetti della nostra vita e della nostra famiglia. E questo passa inevitabilmente dalla parte previdenziale, quindi tutti i rischi. In primis, visto che veniamo proprio dal periodo peggiore, diciamo, della storia dove c'è stato un rischio sanitario molto forte, chiaramente il primo pensiero è la parte sanitaria, quindi pensare ad una copertura sanitaria che possa essere non solo strettamente legata a quello che è magari la diagnostica piuttosto che delle polizze sanitarie, ma soprattutto magari quando noi pensiamo che per eventi particolari della nostra vita potremmo essere anche in una condizione di necessità di aver bisogno di assistenza, perché magari per qualche motivo noi non siamo più autosufficienti, per qualche motivo che può essere un incidente piuttosto che un motivo di salute, e quindi da lì iniziare a pianificare, a pensare a come fare. A come prevedere e a come mitigare questo rischio facendo ovviamente delle coperture. Sto parlando ovviamente della long term care, che può essere una soluzione di previdenza importante per il nostro futuro previdenziare, oppure anche la Dread Disease, che è un'altra soluzione che riguarda le esigenze dal punto di vista medico, dal punto di vista dei grandi interventi. Ecco, sono aspetti che riguardano più è chiaro che una nostra condizione di invalidità, quindi è chiaro che per noi è difficile pensare a noi stessi in una determinata condizione negativa, è molto difficile, come quando pensiamo di coprirci dal rischio di premorienza. Però la forza deve venirci di pianificare questo aspetto dal fatto che noi vogliamo bene a noi stessi, quindi non vogliamo essere di peso a nessuno. E soprattutto se dovesse esserci un caso estremo come la premorienza, vogliamo che chi rimane non abbia problemi, almeno dal punto di vista economico. Ecco, questi sono i motivi che dovrebbero dare motivazione, che dovrebbero aumentare la nostra sensibilità nei confronti di queste tematiche. È difficile, bisogna riflettere, elaborarle e col tempo e partire sempre per tempo. Il tempo anche in questi aspetti previdenziali è nostro alleato e ci aiuta a ragionare e a valutare con più lucidità. Grazie.